Uomo sotto tiro, scrittura di Alfredo Ri. Uomo sotto tiro. No, 2007 secondo movimento. Uomo sotto tiro, scrittura di Alfredo Ri. Si chiama Uomo sotto tiro, 2007 secondo movimento. Allora, Uomo sotto tiro. Allora, descrizione da Alfred Harry. Uomo sotto tiro, scritto da Alfred Gary. Jerry. E poi dopo questa cosa che ci siano tutti, che sia un alfabeto di gesti di altrettanto mostruosi, mi mette proprio dentro al mondo. Già c'è qualche cosa che di quel femminile terribile di cui parlavamo all'inizio, che è un povero marino che è lì, non può che rimanere un attimo basito e giustamente stravolto, insomma. E dopo è come se invece con le parole arrivasse la traduzione, cioè cos'è che vuoi, mamma Ubu? Esatto. No, io non capisco all'inizio cos'è che vuoi. Scusate, no, se solo il Comunque ci avete fatto uno spavento, il povero preside del corso qui. Che succede? Noi siamo caduti nella trappola, pensavo che qualcuno effettivamente si stesse sentendo male. Che vuol dire? Stavano facendo il parto, stavano partorendo, perciò urlavano. Ah, il parto. Scusate l'interruzione. Secondo anno di teatro il teatro mercadante produce facendo un regista che si chiama Marco Martinelli, che viene da Ravenna con la sua compagna al Teatro delle Albe. E questo progetto è sceso a Napoli come progetto della non scuola di teatro. Cioè, in poche parole, no, che non si va a scuola, a scuola si va, però si va, cioè, questa parola vuol dire che in questo laboratorio possono partecipare tutti. Il nome di non scuola che si fa a Ravenna, qua a Napoli ha preso non a remoto. A remoto noi l'abbiamo messo per il fatto arrivedammoci. A secondo piano si dice così. A revuoto, perché ognuno di sé per, non è che dice proprio la battuta giusta, può aggiungere quello che vuole per sé. In questo spettacolo facciamo parte 4 gruppi. 3, 4. Chi nome e chi no. Chi nome e chi no. Quattro gruppi, quella della Levi, che sono i più piccoli,
di questo spettacolo ci hanno dai 12 ai 13 anni in poi. Quelli chirome no, quelli del Morante e quelli dei Genovesi. Il Genovesi sono la maggior parte sono donne che fanno le madri lupi, come fanno le madri lupi? Asta Morante e chi Rom e chi no. Poi c'è il Chiriri di Rom e poi non mi ricordo l'altro. Chi Rom e chi no, si dice perché chi è italiano e chi è, per esempio, come io che non sono italiana, così perciò hanno messo questo tipo qua di nome. Un gruppo di ragazzi scambia, mica solo scambia, sono genovesi, perché cambia genovesi. Tre gruppi di scambia, tra cui chi Rom e chi no, il liceo El Samorant e la scuola media Carlo Levi. E poi il liceo classico Antonio Genovesi nel centro storico. È un fatto tra scambia e Genova che si stanno insieme. Un gemellaggio. Un gemellaggio, è vero, sto fatto. Ma si sono unite nel formare un unico gruppo di 90 persone. E a mettere in scena quest'anno Ubure, una riscrittura di Ubure da Frey Charré, Ubu sotto tiro. Chiedi scena, documenti ed esperimenti. Quando la TV, questa la nostra scommessa, non solo dà notizia del teatro, ma ne segue passo passo e ne documenta il nascere e crescere di un progetto, del suo progetto, inseguendo sulla scena, ma soprattutto dietro le quinte, protagonisti e interpreti. E quando il progetto è un arrevuoto, arrevuotare, scompigliare, rivoluzionare e mettere sotto sopra, beh, allora sì che si balla, che l'esperienza si fa travolgente per voi e per loro. Loro sono i ragazzi di Scampia, un quartiere di 5.000 abitanti all'estrema periferia nord di Napoli, terra di spaccio, camorra, posti di blocco. Il teatro l'ha arrivuotata, il teatro è diventato speranza, rivolta, allegria, resistenza. I ragazzi hanno parlato dei loro giorni con la lingua di Jarry ed è Ubure. Per il secondo anno di Arrevuoto, progetto teatrale del Mercadante di Napoli, affidato al regista Marco Mantinelli. Salve, qua noi rappresenteremo la storia di Ubure. Questo spettacolo si chiama Ubu sotto tiro, e vuol dire che Ubu ammazza il re per diventare padre Ubu. Questo fatto drammatico comico che in che consiste? Che dobbiamo uccidere padre Ubu, dobbiamo uccidere il re, che padre Ubu ci comanda. Sono tre tipi di padre Ubu. Il primo che è cattivo e è proprietario di tutte le terre. Aspetta, perché abbiamo trovato re e poi la pazzi. Guardi come cazzo ci rimango re! Il secondo che invece butta tutti quanti nel fosso. E un altro che ci fa divertire, ci fa ballare. Fai i balli. Padre Ubu mi piace molto. E poi io quando mi sono messa in questo teatro io pensavo che non veniva bene, perché i primi tempi erano un po' a giocare, a fare musico, e mo quando abbiamo cominciato ho detto questa storia è troppo, mi piace. Io non mi cancello, io resto qua, perché questa storia è molto bella, chi lo sa. Padre Ubu è un cretino re che si crede di essere chissà chi e chissà che. Cerca di comandare tutti quanti, ma alla fine ne è proprio nessuna. Ubu sotto tiro. Ubu re sotto tiro. Ma se ne sa ci sono cagilla da Ciro re. E poi cosa gli succede? Cioè, lo spettacolo, no? Ci avrà una storia. E basta, però solo questo sapete. Io me la leggo sì, tu. Sì, tutto a bandano. Tutto a bandano. Tutto quanto, a Paris e chi vorrei. E a mamma.
E gli dice, no, panna mia, vai a macerare, la macerare, riga, macerare così, 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 così. Però nella storia come si colloca? Allora, ci racconti la storia. Questa storia, ci sta passando una storia. Ma lei pure venne sto pulcinello, però pure sto pulcinello. Tu a me mi chiamo. Dove sta la cartella di Veronica? Come la risulta classe? Andiamo ancora, mi dai risulta classe. Grazie. Grazie. Allora, questa è la storia, per esempio, qua. Nura ci sta dicendo, questa cosa non ci metta. E se succede, dici tu a me mi dà male, poi dici, euro, cosa, poi viaggi, e tu cosa. Chi si dice, ma chi si dice, no, ma tu ne fai sta storia, ma la fisbetta è d'accordo, chi sta da fa purissimo. Però dice chi, no, ma in una prima fase, chi sta, non è, sono un gufnello, lì si dice che è una famiglia re. Cioè, ma tu quando è venuto tutto quanto. Ma va a cominciare la storia, allora mo questa storia stanno che questi casi da mettere d'accordo come hanno accettato il re di Polonia. Ma questi qua il padre Ubu, madre Ubu e i suoi paladini. Si mettere d'accordo come hanno accettato, però si mette d'accordo come hanno accettato ora. Però Bordur è un traditore, Bordur è un traditore errore, perché il suo purissimo vaccino invece è. La storia di Ubu è molto divertente perché è modificata da Marco, dal francese, il traduttore Maurizio Braucci, e poi Marco l'ha tradotta dal francese, dall'italiano un po' il napoletano. Allora, questa storia si chiama Padre Ubu, è una storia della Polonia, noi siamo polacchi, parlate vero? Noi siamo polacchi perché lo dobbiamo a questo re che lo dobbiamo uccidere. Padre Ubu uccide. Deve uccidere un re. Così so, domino. Perché vuole avere in possesso tutto, proprio perché vuole ancora di più, non si sazia mai, non ha mai abbastanza di quello che ha. Alfio Jarry è uno scrittore francese. Secondo me il libro di Ubu è bellissimo, perché io ho letto ma neanche una metà della parte, e penso che è bellissimo. Ho letto che l'ha scritto Alfio Jarry e aveva 17 anni quando l'ha scritto, per fare un dispetto al suo professore, e questo è tutto, e non so più niente. Quando aveva 15 anni Alfio Jarry aveva 15 anni e poi e questo libro è intitolato Ubu del Frigiari. Tutti guardate la musica, guardate tutti là. In 70-80 lo spazio sarà tutto pieno. Ragazzi, formiamo le due file, per favore. Scritte tenendole in italiano, trasformandole in napoletano, però se le impara per bene.
le masse. All'inizio che c'è il direttore che racconta come la resta. Sono qui per presentarvi lo spettacolo che avrà luogo stasera. Ubure di Alfrecenti. Poi all'improvviso viene Puccinella che fa dei gesti strani. E poi all'improvviso una. Pulcinella è un personaggio napoletano. Io sono Pulcinella! Ambientato in questa valore immaginaria. Io sono cavolo città! All'improvviso viene Pulcinella che dice che lui ci ha dato un contratto per farlo recitare. E allora loro si litigano varie cose e alla fine Pulcinella ha ragione e fa lo spettacolo. Solo che dice il regista, dice no, ma tu questo spettacolo è di tante persone, tu ne sei solo uno. Lui dice, oh, la grande famiglia, li chiama tutti. Ugo e Pulcinella hanno un rapporto stretto perché vengono tutti e due dalla stessa famiglia di Pulcinelli, diciamo un po'. Il progetto teatrale che ha coinvolto questi 90 ragazzi si chiama Arrivuoto Scampia Napoli ed è curato dalla direttrice del Teatro Mercadante di Napoli, Roberta Carlotto, e da Marco Martinelli, un regista di Ravenna, del Teatro delle Alpi di Ravenna, che appunto si è innamorato di questa splendida scommessa del teatro per i ragazzi di Scampia. Buongiorno Marco Martinelli. Buongiorno. Martinelli, abbiamo visto tutti questi ragazzi, molto bello, tutti vestiti di bianco, tutti figli di Pulcinella. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'inizio di questo nostro spettacolo, Ubu Sottotiro, che è ispirato all'opera di Alfred Jarry, in cui ho tradotto il guignol, il burattino che all'inizio dell'opera va dal direttore del teatro e chiede di rappresentare Ubu Re, l'ho tradotto in Pulcinella. E questo non solo e non tanto perché ero a Napoli a lavorare con i ragazzi, ma perché tra l'opera di Jarry e la maschera di Pulcinella ci sono innumerevoli legami e quindi era anche fondato dentro alla scrittura di Jarry questo inserimento della maschera di Pulcinella. Tutti burattini, tutti tirati da fili invisibili, oppure tutti burattinai e tutti immersi nella storia sanguinaria, nell'orrore della storia in cui viviamo giorno dopo giorno. Che ride accanto a suo marito Giorgio Napolitano, che è appena
abbracciato da Pulcinella e gli lascia anche un segno di nero sul viso. A quel punto è venuto giù il teatro, praticamente in questo abbraccio tra il capo dello Stato napoletano, Napolitano, e Pulcinella. Lei che era lì, ci racconta che cosa è successo? È successo che Pulcinella si è preso un fuori programma, che ha deciso alla fine dello spettacolo di andare ad abbracciare e, come ha detto lo stesso Napolitano, a fare la festa al capo dello Stato. Però le devo dire, nei 2 anni che lavoriamo a Scampia e 2 anni che ai nostri spettacoli vengono le famiglie di Scampia, le famiglie dei ragazzini rom, e quindi è ovvio che la visita del capo dello Stato ci ha fatto solo piacere e ci ha onorato, però sono è 2 anni che questo spettacolo ha degli spettatori molto speciali, che sono appunto il tessuto sociale di Scampia e di Napoli. Questo inizia la recita. No, la recita è teatro. Teatro. Che sono stato il padre Ubu, so che 3-4 padre Ubu. Che noi le dobbiamo rispettare. All'inizio esce il padre Ubu, esce una signora che sta partorendo. E esce anche con il padre Ubu. E tutte le mamme Ubu dicono se il padre Ubu si è sposato un sacco di mamme. Poi si divorziano, no? Perché i padri Ubu dicono un sacco di parolacce. Uno di questi tanti giorni dove le prove, diciamo, si facevano quasi tutti i giorni, io e Marco abbiamo fatto una prova singola, siamo partiti insieme da Piazza Gesù per arrivare all'auditorium di Scampia, e nel pullman abbiamo aspettato moltissimo tempo questo pullman, e nel pullman c'era una signora che ha inveito contro l'autista, il conducente del pullman, dicendo delle cose assurde perché non aveva fatto salire un altro passeggero, non si era fermato, dicendo oh, vi faccio andare in Torione, ti buffe vacca, ti faccio uscire il sangue perfino per il culo. Allora Marco l'ha guardata e ha detto ah, ma questa è proprio la nostra madre Ubu, la potremmo quasi portare in scena. Padre Ubu si fa vedere come un uomo molto scostumato, un uomo scostumato e che è sporco e dice molte parolacce. Merda! Amugliarami! Se padre Ubu, le madre Ubu vogliono conquistare il trono e vogliono convincere il padre Ubu di uccidere di Bologna. Papa Ubu è meglio re, ci hanno fatto mazzo tanto per la te. Papa Ubu è meglio re, dobbiamo fare la congiura, il re Cesnato.
fa incontrare tutti i suoi palotini e vuole delle idee. Vuole molte idee per come ammazzare questo re. Una di queste idee, per esempio, è Simone dice il re lo prendiamo, gli leviamo gli occhi e li mettiamo nel naso, gli leggiamo le orecchie e li mettiamo a posto degli occhi, poi gli togliamo il cazzo e glielo dipingiamo di rosso con il sangue. Poi ci facciamo un buco qui in testa, è come il popolo, ci mettiamo il cazzo dentro, così come il popolo dice e dimostra, cioè è una capa di cazzo. I palatini sono dei soldati, io dico, do un'idea a come ammazzare il re di Polonia. Se il re ci piace, lo facciamo, se tutti gli altri dicono di no, allora il re vuole ascoltare altri. Io propongo di mettergli delle schegge sotto le unghie dei piedi, di puntecchiargli e puntellargli la milza, di infilargli dei pali roventi al posto degli occhi e di venderlo in cartoleria ricoperto con il corpo ricoperto d'aghi, in modo tale che diventi un gioco per bambini. Allora lo prendiamo graffio in faccia. Ma quale graffio? Mi rovino le unghie. Lo prendiamo a martellate. Quale martellate? Il sangue mi rovina il versaccio che ho appena comprato. Lo prendiamo a morsi. Quale morsi? Mi rovina i denti. E come potremmo ammazzare? Prendiamo a calci? Queste scarpe sono nuove di zecca. Mi fa proprio pensare, scusa. Allora lo prendiamo ti appassa. Lo prendiamo, noi ci sediamo sopra la sua faccia e la soffochiamo. L'unica cosa che non sopporto sono i jeans ammacchiati. Lo avveleniamo. Ma come? La pipì della zoccola. Quale pipì? Ce la prendere tu la pipì? No! Quella è... No, no, chi no! La prendere? No, no, dice l'abito matto. E dico ce la prendere tu la pipì della zoccola. E dice madre Upu, perché tu non stavi, se stavi là forse ascoltavi. Matteo, se andammi con un quartellino, io tagerei il naso, le orecchie, il cazzo e zitta dei piedi, tutto quello che spuccia insomma. Poi i pezzettini, li voterei Matteo, che li metti in campo in ma li cuoce tanto, li deve cuocere bene, come il petto di volo, ma madre mia, senza tante spezie, sono un poco di sale, mi piace quel petto di volo, Matteo. Badù, che non fa più la parte di Badù, canta, è un paladino come lui, e dice, so io come uccidere il re, a capate. Padre Ugo, è semplice, so io come si ammazza un re, l'estate, l'autunno, l'inverno, in tutte le stagioni. Ah, sei tu, come sei asciutto? Come sei fammi sentire. A capate, mi porto, mi dico, tu vada a capate, mi dica. Papà Ugo, ci sono altri re. E questo re l'abbiamo pigliato tutti quanti a cavare. A cavare. Io facevo la parte con altre due Emanuele, abbiamo compilato il trio delle Emanuele, solo che Veronica non voleva fare più la papera, allora abbiamo deciso di posta di fare il trio delle Emanuele, abbiamo deciso di fare Emanuele e Veronica. Guarda qua. Loro non volevano più fare le due Emanuele. Non è vero, la bugia! Loro sono traditore! Il semo si chiama! Io esco, vado un attimo.
ci metto. Il bagno. Coe, cor non parla, non da consiglia, no, tu sai che può sbagliare. Ma per carità, non dicere che stia a volte sicura in novità. Quelle, solo quelle, sì. Un altro giro veloce, scusate. Non voglio credere, tu dici sì. Quanta volta giritto il cuore, stato quieto. Si sincero, tu vuoi soffrire, ma chi tu fa fa? Tu vuoi bene, tu tutto bene, che sia vero. Sincerità, non sbattere più a così proprio inutile. Sienta a me meglio evita, o tarda sarà. Se mi risponde che sia loro, se fa moria sotto il cielo. Ciao, 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 ciao. Tu dici no, l'amore per sì. Sbattere più a tossi proprio inutile a soffrire. Sento a me le vita o tante salve. Se mi risponde che sia amore, che fa morire sotto il mente. Mi chiamo Corvetto Fabio. Allora, la mia parte è la parte di Brugherò, il principe. E mio padre viene ucciso da un uomo che si chiama Padre Ugo. Poi c'era Brugherò, come si chiama? Brugherò, che era il figlio del re. Dall'inizio, non si fa accorgere che è il figlio del re. Poi Padre Ugo, quando dice che dobbiamo uccidere alla madre, il padre... Alla madre e il figlio di Padre Ugo esce e con la pistola in mano dice: non vi muovete perché vi uccido, perché lui vuole difendere la madre fino alla fine. E poi non lo sa più come va a finire. Io Brugherò lo faccio in modo da far credere un modo che un bambino molto rispettoso, come in genere faccio anche io, e poi faccio vedere che è un bambino molto, come devo dire, vendichevole, sì. E poi dice alla fine, dice Fabio, dice com'è brutto avere una vendetta a 12 anni. Questo devi sapere, Brugherò, che in vita nostra siamo stati i primi re, i fondatori della dinastia. A te affidiamo il compito di vendicarci e che questa spada non abbia pace fino a che non avrà colpito a morte l'usurpatore.
mentre voglio uccidere se ne vanno i fantasmi per i parenti che faranno la vendetta a Varsavia, in Polonia, padre Ugo viene incoronato. E poca che la figlia in drocchi, madre Ugo. Stanno a vedere un po' che succede, loco. Poi, c'è la parte mia, che devo dire papà Ugo. E poi dopo gli altri fanno pure loro, dicono la stessa cosa, ho detto io per 3 volte. Io sono padre Ubu, un re molto cattivo, ma c'è un fame coppo mondo. E mo, noi vogliamo i soldi, vogliamo da mangiare, lui dopo ci dà l'assegni e noi ci spregniamo a ballare. Ma come lui se ne fa la pelle? Ma come lui si accidera? Dice che la principessa Ubu, dice, e sei imbecille, ma se non gli dai dei soldi, è sordo, che le zompano come cane arraggiata. Se non ce l'hai con cose sorde, non che carne a sta gente, a sti polac, che le zompano quello come cane arraggiata. Bordur, gli sta segno. È da angelo, agente per bene. Mentre mi sfena a ballare. Bordo! Cain, sta sei. Anzi, no, Vangeli! Castan sta sei. E fimmala tu. Asino, ti dai chiacava con po' vuoi. Io ti ho beccato. Resta sei, io mi sfena a ballare. Musica, Tonino! È questo, un piccolo gesto di ribellione. Contro? Contro la logica universale che governa il mondo. Che logica è? È quella del potere, della violenza, sempre, del sopruso. Scalzia può essere un luogo di creatività e di grande energia teatrale e dell'immaginario, e non invece quell'immagine che normalmente abbiamo di Scalzia. Quindi arrevuotare questa immagine vuol dire trasformarla, far vedere l'altra faccia della medaglia. La sanguinarietà, la violenza, le parolacce, è un loro mondo, ma è anche il modo in cui loro ci restituiscono il mondo degli adulti. È il mondo dei grandi che è volgare, osceno e sanguinario, e gli adolescenti te lo restituiscono, cioè te lo fanno a specchio in questo mondo. L'immaginazione, quando immagini all'inizio, tu non immagini l'intero disegno dello spettacolo, perché sennò sarebbe anche noioso. Tu hai già tutto in testa e dopo si deve realizzare. Tu hai un'intuizione dentro, hai un disegno ma oscuro, ed è come insieme ai compagni, piccoli e grandi, lo realizzi, che poi alla fine ti sorprende anche a te. Io amo questo mestiere. Amo questo mestiere perché invece ogni volta il risultato che ottieni ti sorprende. E lo conosco, come Sarino Verde Bolla, grande dai grande verde di strascio. Ma che è si fa? Cioè, basta sti po' loro che si fa. Ehi, fatti sorriso, forza! Si fatti di schiena, andiamo a vedere! Ehi, tu forza, che sei? Basta per sti po' loro, andiamo, andiamo! Ehi, non ce n'è! Da voi, complimenti! Hai fatto una cosa veramente bella! Come si fa a... non solo a controllare, ma anche a farsi rispettare e amare questi ragazzi. Sì, come si fa? Si fa che si gioca insieme, e quando si gioca insieme si vuole vincere la partita, no? E allora se si vuole vincere la partita si cerca di capire insieme cos'è che non va, cos'è che va. E
quando questo legame si crea e dopo le cose vanno. Allora anche quando urli capiscono che se urli è perché il gioco deve riuscire e più riuscirà il gioco e più crescerà anche il legame tra le persone che lo fanno. È una alchimia davvero misteriosa, ma continua a funzionare. Chiuso la struttura dello spettacolo, quindi adesso possiamo dedicarci in quest'ultima fase del lavoro a rimpolparla, a metterci dentro nuove improvvisazioni, ad arricchirla. Adesso possiamo mettergli dentro carne, sangue e tutto il lavoro teatrale. In un certo senso, come dicono gli Stati Uniti, siamo nella Hell's Week, cioè nella settimana dell'inferno, è quella che precede il debutto. Vi ricordate cosa vuol dire al vuoto? Scompigli. Io gli occhiali non me le posso proprio togliere. No, perché sono un bega buono. Va bene? Se la dice a Marco, Marco, se dici Marco dice te le devi togliere le occhiali. Va a fare il booking che mi levo. Che a me mi servono gli occhiali, che se no arrivo, se me li tolgo. La vista indovina che non ci vedo proprio più niente. Arriva almeno 15. Ciao, Pedro. Marco, gli occhiali nello spettacolo non me le... No, non te... Beh, non puoi levarti gli occhiali. Sono come una sorta di maschera... Marco, dici. Ciao. Padre Ubu ci vuole uccidere per prendere le nostre ricchezze per darceli agli altri poveri. Perché vuole arricchire solo lui, perciò cioè ci vuole uccidere. Non alza i finanzieri, i nobili. E si prendono le nostre ricchezze, noi dopo lo fruttiamo, facciamo di tutto. È bello lo spettacolo. Ricorda Nani, Nara di Getta, Indofus, Nido di Anavassanua. Andi, prima nobile, chi sei? E conta di Sandomi. E che possiede? Sandomi. Solo che Indofus! Io faccio la parte del nobile, che ci sa padre Ubu che come un boss, per esempio io sono un nobile e io per esempio mo tengo un negozio e se dice questo è mio, Indofus, e muoio, questa è la parte mia. Indofus! Il nostro Ubu basta che fa un segno che noi subito moriamo, cioè noi lo rispettiamo perché sennò che si ci fa fuori subito. Poi ci sono dei ragazzi che si oppongono a Ubu. Tu chi cazzo si attacca a capo dalle mammose e si volte, mangi un manopanico prosciutto. Poi ti sputa e ti rimangio, ti sputa e ti rimangio, ti sputa e ti rimangio un'altra volta. Ti strozza e ti fila in cocaina e ti va pure a vendere. Ma Ubu è sempre il più forte, quindi si fa un gesto e noi moriamo subito. Di dopo! Principe di Falcella e signore contrastato
rispondi a te. Sì, padre, e non ho intenzione di cedere. A mi bocca una frappetica spinacciata, spaccimo come voi volessi. Rido! Noi facciamo il coro. Il coro? I magistrati. Sì, i magistrati sono stessi in fame. E ci ha ammazzato fuori come con la battuta in Dofus. Io faccio il finanziere. Ci sono i magistrati, i finanzieri e il cancelliere. E cancelliere. Io sono cancelliere. Cioè, in poche parole, io prendo note di tutti i beni che ha padre Ubu. Poi alla fine mi vuole uccidere e io mi... cioè... voglio solo io, cioè... Ponet Marco Martinelli e Accelet Price. Martinelli! Martinelli! La passa nuova! Martinelli! Ma non passa a darmi chi sta a me! Martinelli! Ma se tu Martinelli? Sì! Ha fatto gli ordini, si ha sfacci per tutte le leggi! Rido! Personaggio che ha il potere di decervellare le persone. Io, Gianmarco, faccio una piccola parte che dico, lui dice io ti taglio la testa, poi non c'è di un mezzo di acquisito, di sei, di questo di un sei, di morsi, sto per altro. Per non fare la stessa fine dei nobili che vengono decervellizzati, io muoio di mia spontanea volontà. Io muoio dalla prossima necessità della parola che ha detto io muoio di decervellizzazione. Scampia, terra di spaccio e di camorra, è così che di solito fa notizia a questo quartiere di Napoli, ma piano piano c'è qualcuno che prova a far venire fuori l'altra faccia di Scampia. Quindi io credo di avere dato qualcosa a questi ragazzi, ma questi ragazzi hanno dato tantissimo a me e agli spettatori che sono venuti a vedere Al Revuoto, proprio perché ci hanno fatto vedere quanto il teatro può essere liberatorio, dionisiaco, quanto può essere dirompente ancora oggi, quando è l'incontro nella bellezza tra attore e spettatore. Buona serata dalla redazione del TG1, arrivederci. E mentre esurdate Papa Ubu, corrono a rete che la sacchetta in bordura se ne riesce a fuì e fuggì a Mosca a chiedere l'aiuto dello zar di tutte le Russie e brimmano poco che succede loco. Ancora qua sta, ma dove io no? A te! E guarda che si scemo, ma dove trovo io no? Da buffi ma! Io faccio lo zar. A Bush! Se non è a Bush! Hai capito? E lo zar è boss. Vieni qua! Manca! Andiamo a Sallanil. Capito? Hai capito? Hai capito? E tu! Allora, siamo al punto di prova che... che mo cominciamo a fare la prima... la parte nuova dello zar con Tonino e Salvatore. Comunque il palco come vedete è in allestimento e noi ci diamo un po' arrangiare con quello che teniamo. Ermanna prova i vestiti e tutti gli altri girano in giro, gironzola e mangiando. Stop.
terzo, il terzo re. Che lui non viene ucciso, però che alla fine noi ce ne fuggiamo sulla nave per scappare dal re Polo. Allora, c'era una volta padre Ubu. Papa, padre, è uguale. Però una volta la flotta stava per attaccare e Papa Ubu, o padre Ubu, si allenava a giocare a sacco pieno, a sacco vuoto. Sacco vuoto! Sacco medio, sacco pieno. Ora più veloce e più difficile. Sacco vuoto, sacco medio, sacco pieno. Sacco vuoto, sacco medio, sacco pieno. Attenti, sacco vuoto, sacco medio, sacco pieno. 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 Sacco vuoto. E poi attaccano. C'è un bambino che si chiama Balch, che attaccò la sua moglie. Però la sua moglie voleva soltanto rubare il suo tesoro. Papà Ugo può partecipare a una guerra. Questa guerra la perde. Perché questo ha ucciso, ha sterminato tutte le persone. Poi padre Ubu stava con i suoi uomini in una caverna nelle montagne di Ischia e Capodimonte. Allora, comunque, che fece qui? C'era un orso. Allora tutti si nascosero, tranne padre Ubu. Allora padre Ubu se ne andò. I suoi uomini uccisero l'orso. Ma l'orso non si sa chi è stato quell'orso. Poteva essere un uomo, ma non si sa. Bene, e quindi lo uccise. Senti, libera l'orso amato! Cansarci che significa, però funziona. E beh, è morto? Sì, ma è stato tornato. Posso tornare allora? Potete ringraziare il cielo che siete ancora vivi e potete calpestare la neve della Lituania. Se non ero mica mi metteva a sgolarmi a dire tutti quei poteri nostri, ora sareste morti. E mo ce lo mangiamo, vabbè, grazie a me potete anche mangiare. Alla fine padre Ubu si trova in una grotta lituana e la moglie di padre Ubu va lì e fa finta di essere uno spirito, se non sbaglio. Lei per finta diceva che non era madre Ubu e allora papà Ubu giurò che era lei e così fece. Noi ce ne dobbiamo scappare sulla nave perché poi abbiamo perso la guerra e ci inseguono come si chiama? Ciro, Emanuele. No, quelli là che andiamo a Ciro. Padre Ubu. No, ci inseguono
ci inseguono i poloni e noi dobbiamo scappare sulla nave. Dopo finisce tutto lo spettacolo, fa vedere che tutti siamo sul palcoscenico e facciamo finta di essere su una nave. Sbarchiamo una nuova terra, non si sa come si chiama. E lì si dice che lì, anche se non fa lavoriamo, abbiamo i soldi nella tasca. E la gente si va a divertire dalla sera tardi fino alle 7 di mattina. Noi siamo così che fa andare. Siamo una massima cartella cicale. Alziamo il capo, la coppa va crescendo, un bacio poco. Alziamo il capo nostro, la coppa va crescendo, un bacio poco. E spandiamo la scienza nostra. Noi siamo fantasmi. A noi fantasmi ci serve che sto ciuscio animato, ci scorre in mezzo al canale. Vai, forte, intonato. Vai. Noi siamo fantasmi. Siamo una massima cicale. Allora, noi siamo cicati, siamo una... Allora, mi sto muriendo. Ti stai, non ti stai concentrando. Noi siamo fantasmi. Siamo una massima cartella cicati. Siamo una massima cartella cicati. Alziamo il capo nostro, un po' più malcosciente. Faccio poco, spari in mascella nostra. A me fantasmi. Ci sei portato giù al mare, ci scorresti mezza canna di più.
Ma mica adesso conosci una DVD. Non vi avevo avvertito quanto durava il video, però volevo farvelo vedere tutto, per cui era più di un'ora di video, ma... Perché così magari, insomma, al di là delle parole, ho parlato già tanto anche prima, adesso continuavo, volevo raccontarvi di altre cose, però almeno abbiamo, come dire, una base comune di immaginario... di questa esperienza che è stata particolarmente bella, anche perché in un certo senso sta ancora continuando, perché dopo il nostro triennio, quindi, che avevamo fortemente voluto proprio per lasciare qualche cosa in città, in quegli anni abbiamo anche conosciuto e collaborato con delle guide napoletane, che hanno quindi poi portato avanti il progetto. Finito, diciamo, il nostro triennio di supervisione, la supervisione di Marco Martinelli, il progetto R Vuoto è andato avanti con le sue gambe, tra l'altro è ancora di più cresciuto, è arrivato addirittura, credo, a lavorare con 10 scuole di Napoli, e tuttora va avanti, adesso seguendo anche magari nuovi canali, insomma, si è anche un po' spostato da quello che era l'R Vuoto, ma giustamente, come tutte le cose che si evolvono. E poi una cosa un po' particolare che è successa, insomma, si vede anche bene da queste immagini quanto comunque a Napoli, insomma, c'è una certa teatralità, molto, molte volte veramente qui si andava noi a lezione, cioè si prendeva appunti e si guardava questi piccoli Totò. Ma non c'è una... In realtà l'adolescenza... Guardate, dopo vi mostro un video molto più breve, ve lo posso assicurare, sono 8 minuti tipo di video di un'esperienza fatta a Venezia. Cioè l'adolescenza fondamentalmente ha questa bellezza che comunque... indipendentemente dall'immaginario attorno, comunque ci siamo passati tutti, no? Lo sappiamo, quell'età che cos'è, che ti manca spesso la terra sotto i piedi, e questa cosa qui è fonte di energie furibonde o a volte anche poeticità meravigliose, quindi... E da questa esperienza, tra l'altro, oltre appunto a un aspetto laboratoriale che sta andando avanti, quindi al revuoto continua, sono anche lì, come vi dicevo, succede delle volte nella scuola, non è detto, ma che qualcuno si ammali di teatro, che qualcuno veramente venga contagiato, ecco, anche qui a Napoli è successo, e grazie tra l'altro proprio a un progetto, Regione Campania, eccetera, è nato anche proprio un piccolo laboratorio che ha portato alla nascita di Punta Corsara, che è una compagnia che esiste ancora, che gira, che gravita, forse è passata anche di qua, dalla Puglia. Molti dei ragazzi che avete visto fanno parte di questa compagnia, chi ha seguito progetti soprattutto per attori, chi per organizzatori, chi per tecnici, quindi è nata una sorta veramente di scuola lì, che ha creato appunto questa Punta Corsara che sta andando avanti, insomma. E io chiedo, ditemi voi se c'era prevista una pausa in mezzo o... Ah, ho fatto la pausa nel momento sbagliato io allora. Ho fatto la pausa nel momento sbagliato, non avevo capito che era. Vi volevo presentare un curatore, poi bisogna dirlo. Grazie. Curatore e colui che ha reso possibile le residenze teatrali in Puglia che permettono questo genere di cose, perciò è bello averlo qua in mezzo a noi. Che toccato. Hai fatto la pipa telefonata, così una scappata. No, ho telefonato la vera e mi scuso. Non so se prima di andare avanti ci sono delle domande o delle urgenze, delle richieste di pausa. Non so, chiedo anche ai presenti. Prendiamoci una sigaretta e sì. Io in realtà ho sentito, ho tratto qualche cosa, ho amato R Vuoto. Beh, ragazzi, non si può non amare R Vuoto. Non si può non amare quello che è successo
in quei 3 anni lì e quello che poi quei 3 anni hanno generato, al di là di... Marco è un altro discorso, ma quello che è successo in quei 3 anni a Napoli è straordinario, anche perché qualcosa l'ha lasciato, avrebbe potuto lasciare molto di più, ma qui lasciamo... Cioè, non lo affrontiamo il discorso. No, non lo affrontiamo, però in parte magari dico una cosa. Avete visto molto spesso che quasi tutte le scene, le interviste che io facevo ai ragazzini erano queste pareti bianche di questo auditorium di Scampia. Che cos'è l'auditorium di Scampia? L'auditorium di Scampia, vi ho detto prima brevemente per descrivervi questo quartiere di Napoli, quartiere, non è una città a parte, è un quartiere che appunto non, senza teatri, senza cinema, niente negozi, 3 bar in croce, veramente poco per la vita sociale di 50.000 abitanti. E durante quando stava nascendo Papà Re Vuoto abbiamo scovato, grazie appunto agli amici di Scampia, questo luogo meraviglioso, oddio, una cattedrale nel deserto in realtà, un posto assurdo, costruito ai primi anni 80, cioè dopo il terremoto dell'Irpinia, cos'è, 1980 credo, quindi costruito con quei fondi lì, con quelle cose lì, viene costruito un grandissimo auditorium che non viene mai neanche inaugurato e rimane lì chiuso fino al 2006, cioè l'anno precedente di questo video, quindi l'anno che abbiamo fatto la pace di Aristofane. È stato inaugurato con Al Re Vuoto questo auditorium di Scampia, un luogo che è stato, c'è stato bisogno un po' di lavoro per attrezzarlo, la tribuna, le cose, perdeva acqua, che però per un po' di anni, per pochi anni, è riuscito per esempio a creare anche una programmazione all'interno, portando compagnie di caratura nazionale, portando grandi maestri da Danio Manfredini, chi più ne ha più ne metta, a lavorare con appunto quei ragazzi di Punta Corsara che poi hanno creato una compagnia. E per anni è venuto anche appunto tanto pubblico da Napoli centro, è venuto, si è spostato finalmente a Scampia, perché molto spesso tanti napoletani del centro non avevano mai messo piede a Scampia. E fino a quando non c'è stata la metropolitana veloce che ha collegato queste due parti della città, tante volte succedeva che magari quelli di Scampia non frequentavano così tanto Napoli. Quindi ha convissuto per un po' di anni il teatro, nonostante sopra ci fosse una sala da cerimonie che spesso disturbava gli spettacoli, ma bisognava mettersi d'accordo. Ora la cosa purtroppo sta un po' rinaufragando per varie questioni legate a chi gestisce il posto, chi non lo gestisce, le varie associazioni, le cose, piccole liti, insomma di... un po' il solito anche problema molto spesso del non riuscire magari anche a fare maggiormente rete e a mettere, non dico d'accordo, ma trovare anche dei punti di unione, insomma, su una cosa che dovrebbe essere utile per una città proprio. Quindi sì, forse questo è il riferimento su tante cose che... Io quando vedo questi volti però me li ricordo, invece appunto penso più alle cose anche che comunque sono rimaste. Da una parte ho fatto un incontro con Emanuele Valenti, che si vede raramente nel video, che suona il tamburo. Emanuele Valenti è il regista di Punta Corsara, che quindi in quell'anno lì iniziò a fare la guida con noi, la guida proprio sul luogo, la guida di Napoli. E l'ho visto poco tempo fa, insomma Punta Corsara per esempio è una realtà che nasce qui, cioè la ragazza che ride, quella che si fa quelle grandi risate, Giusi è un'attrice che lavora sia in Punta Corsara, sia è stato nei film come Gomorra e Reality di Garrone, l'altro ragazzo che fa il Pulcinella è sempre un attore di Punta Corsara, perché la cosa bella di Punta Corsara è che sono dei talentacci, sono dei grandi talentacci, riescono a tenere comunque il gruppo e anche però fare delle cose anche fuori. Appunto il Pulcinella lavora attualmente con Tony Servillo nell'ultimo lavoro, infatti insomma si muovono tra cinema e teatro a quei livelli lì, e è bello rivederli invece in questi momenti iniziali, perché poi
Io mi sono divertito in questo video a far vedere anche un po' tutte le varie sfaccettature, che erano anche un po' le intromissioni dei media, come vi dicevo, no? Che a me facevano un po' ridere, perché da una parte eri, andavi nel campo Rom di Scampia a lavorare con i piccolini che all'inizio non riuscivi neanche a parlarci perché davano solo dei calci nel palco e poi dopo non riuscivi più a toglierli dal palco invece, e dall'altra c'erano queste attenzioni qua. E, insomma, questa è stata un po' l'esperienza napoletana. Dicevamo, facciamo questa pausa sigaretta allora per qualcuno, per qualcun altro più fisiologico, e poi magari riprendiamo e o vengono sollecitazioni da voi. Cioè, pausa, dite voi di quanto? 5 minuti, 10, 5, 3? 15. 15. I 15 minuti accademici, poi se non ci sono suggestioni da voi o domande precise su determinate cose, magari passiamo anche ad altre cose. Ho portato un po' di video io perché non ho l'eloquenza di Marco Martinelli, che vi parlerebbe in maniera più... Siccome faccio video anche all'interno della compagnia, oltre che ad attore, preferisco mostrarvi delle immagini, e adesso magari dopo vi parlo di un'altra esperienza che è Eresia della Felicità.